Buon pomeriggio e benvenuti in questa prima edizione del TG6. In primo piano ancora l'inchiesta Dirty Soccer, in particolare quella relativa alla presunta combine di Savona Teramo. Ieri, come sapete, sono arrivati i deferimenti per la Teramo Calcio, per il presidente biancorosso Campitelli e il DS al momento sospeso Di Giuseppe. L'impianto accusatorio della Procura Federale fa leva essenzialmente sul materiale che è stato assemblato da squadra mobile e procura di Catanzaro. E ieri l'avvocato Chiacchio, intervenuto nell'edizione serale del TG6, si è espresso in termini di cauto ottimismo. Per il Teramo è il day after dei deferimenti a carico della società per le responsabilità diretta, oggettiva e presunta del presidente Luciano Campitelli e del direttore sportivo attualmente sospeso Marcello Di Giuseppe per illecito sportivo. L'ondata mediatica è stata in buona parte lenita dal fatto che erano attesi, in particolare nella portata delle accuse mosse dal procuratore Palazzi che, come impone il suo ruolo, non poteva che contestare quelle violazioni, articolo 7, comma 1 e 2. La giustizia sportiva è più sommaria di quella ordinaria. Se per la procura di Catanzaro Campitelli e Di Giuseppe sono indagati e la partita per i PM calabresi è stata alterata, figuriamoci se l'organo federale di accusa poteva fare marcia indietro. Semmai non me ne sono stati fatti grossi in avanti, forse per la celerità dei tempi richiesti dalla Federcalcio e dalla Lega di Serie B per la composizione dei calendari e l'avvio dei campionati. L'impianto accusatorio poggia per lo più su Catanzaro, l'informativa della squadra mobile e l'interrogatorio reso lo scorso 17 giugno davanti ai magistrati calabresi da uno degli indagati, l'ex consulente esterno del Savona Marco Barghigiani, anche lui deferito per illecito dalla Procura Federale. Gli elementi nuovi arrivano dall'audizione dell'ex tecnico di Savona e Barletta, Ninni Corda, secondo cui il Teramo avrebbe messo sul piatto 70.000 euro per assicurarsi la partita, riferendo anche di aver saputo da Barghigiani che il presidente del Savona delle Piane aveva anch'egli intascato dei soldi. Nelle 120 pagine di deferimenti manca però l'audizione volontaria di Barghigiani, nella quale l'ex consulente savonese smentisce lo stesso Corda. Sullo stato delle cose è intervenuto ieri al TG6 l'avvocato del Teramo, Edoardo Chiacchio. Se siamo rimasti alle stesse circostanze di cui agli atti penali ed alla comunicazione di conclusione delle indagini, direi che veramente c'è poco, molto poco. Il processo si terrà dunque mercoledì 12 agosto a partire dalle 9 e in teoria non durerà più di 6 ore e mezza perché poi si dibatterà sugli altri fronti dell'inchiesta Dirty Soccer. L'avvocato Chiacchio però non sembra preoccupato di ciò. Avrà poco tempo a disposizione l'accusa perché dovrà delineare il perché dei deferimenti e le circostanze del deferimento. Quindi ritengo che il tempo a disposizione noi come difesa lo avremo e lo prenderemo al di là di quelli che sono gli orari prefissati perché il tribunale concede, così come dopo del resto, tutto lo spazio agli avvocati difensori. Intanto sul fronte calcio giocato il Teramo ha perfezionato l'acquisizione del centrocampista ex Lanciano e Pistoiese Simone Calvano. Il giocatore classe 93 arriva dal Verona in prestito con diritto di riscatto e dopo le visite mediche è già a Rivisondoli, dove domani il Teramo sosterrà alle 17 la terza amichevole con la Virtus Francavilla. Cambiamo pagina, la Fillea CGL torna sull'operazione pulizia sociale che ha portato in carcere all'Aquila 6 imprenditori per sfruttamento di operai stranieri. L'inchiesta è partita proprio un anno fa attraverso un esposto del sindacato stesso. Sfruttamento 2.0, così il segretario provinciale della Fillea CGL Emanuele Verrocchi definisce l'indagine social dumping, pulizia sociale, che ha portato all'arresto di 6 persone per sfruttamento di operai nei cantieri della ricostruzione dell'Aquila, smantellando un'organizzazione criminale dedita al traffico di lavoratori provenienti dall'est Europa. Si tratta di reati commessi con modalità tutte nuove nel mondo dell'edilizia, una serie indeterminata di reati fiscali, dall'autoriciclaggio all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In particolare l'organizzazione criminale faceva ricorso al contratto di distaccamento in violazione di legge per giustificare la presenza della manovalanza straniera, vessata, minacciata e costretta a lavorare in condizioni sovrumane. Qui ci troviamo allo schiavismo 2.0, uno schiavismo
organismo di carattere europeo e transnazionale. Noi sappiamo che l'Europa si regge su quattro principi basilari: la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. In questo caso, infatti, in questa fattispecie, negli arresti che ci sono stati un paio di giorni fa, i lavoratori sono tutto tranne che persone. Salvatore Parolisi, condannato nel maggio scorso a 20 anni di reclusione dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia per l'omicidio della moglie Melania Rea, è stato trasferito nei giorni scorsi dalla casa circondariale di Teramo, dove era detenuto nella sezione incolumi, al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Era stato lo stesso Parolisi, caporal maggiore dell'esercito, a chiedere alcuni mesi fa al distaccamento, al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, di essere trasferito nel carcere militare. La sua istanza, dopo una istruttoria, è stata dunque accolta. Venerdì 7 agosto 2015, sciopero di 24 ore proclamato dalla FILT CGL, dall'UGL Trasporti d'Abruzzo, e di 4 ore proclamato dalla FIT CISL, UIL Trasporti e FAISA CISAL. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato appunto questo sciopero generale per l'intero settore del trasporto pubblico locale, che potrà comportare nella giornata la cancellazione di alcune corse. E proseguiamo con il nostro TG, parliamo di Parco della Costa Teatina con il commissario De Dominicis, che conclude il suo mandato e traccia un resoconto del lavoro svolto per il parco. Si conclude un mandato, ma la cosa più importante è avere il quadro di quella che è la perimetrazione di un parco che ha fatto tanto discutere, soprattutto l'importanza di esserci riusciti, perché si parla ovviamente di petrolizzazione e questo era l'unico modo per salvare l'Abruzzo. Ma il mio compito era quello di perimetrare e normare il parco. Avevo un tempo predefinito che era un anno, quindi lunedì scade il mio mandato e io ho voluto in qualche modo salutare, insomma, e anche presentare il mio lavoro a compimento di questo anno. È stato un lavoro interessante, utile, importante, spero di aver fatto una cosa utile, ne sono convinto, per il territorio, con la condivisione di quante più persone possibili, tra enti, istituzioni e soprattutto associazioni. Le polemiche le lasciamo alle spalle, perché sono state frutto di ignoranza, nel senso di non aver capito, ignorato alcuni passaggi, e quindi me le lascerei alle spalle. Lascio questo progetto a tutto il territorio della provincia di Chieti e della Costa Teatina, sperando che sia una grande occasione di rilancio e di sviluppo. Noi abbiamo lavorato su una scala molto puntuale, una scala addirittura al 5.000, quella dei piani regolatori. Poi abbiamo riversato questo perimetro su una scala dell'IGM, una carta dell'IGM, perché la carta dell'IGM è una scala più pulita, più vuota. Quindi è questa abbiamo presentato per discutere col Ministero dell'Ambiente e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, condividendo tutto del mio lavoro. E presto si sta preparando, anzi io ne ho una copia, il decreto del Presidente della Repubblica che dovrà completare l'atto, e che io penso che, incontrando agosto, tutto slitterà a settembre. Io ho impiegato 8 mesi per farlo e penso di aver fatto un buon lavoro. Io ho chiamato questo parco il parco possibile. Forse poteva essere più grande, forse poteva coinvolgere più territori, ma questo era quello possibile. Partiamo da qui e io sono sicuro che in futuro ci saranno anche occasioni per far entrare altri comuni e allargare il territorio. Questa mattina è stato a Pescara il ricercatore giapponese Hiroshi Tagami, esperto e studioso di politica orientale, è giunto in città appositamente dal Giappone, ha incontrato il senatore Antonio Razzi e il nostro direttore Alfredo Giovannozzi per una intervista sulla Corea del Nord alla luce degli ultimi due viaggi fatti nel paese coreano dalla nostra emittente.
Il Giappone, seconda potenza economica asiatica, chiama l'Italia per portare avanti uno studio sulla Corea del Nord. Sembra un paradosso, ma pare che tra i due paesi non corra buon sangue, a causa dell'ormai celebre dittatore Kim Jong-un, e per farlo viene interpellato l'altrettanto celebre senatore Antonio Razzi. Ho visto uno sviluppo enorme da allora fino ad oggi. Oggi è diventata una città modernissima, i semafori funzionano, allora non c'era la corrente, funzionava solo 2 ore al giorno. Oggi invece è arrivata una città quasi come l'Occidente. Ecco, questo è quello che si vorrebbe. Loro hanno costruito molti alberghi e si aspettano anche i turisti. E io penso che un paese che fa questi alberghi, che si aspettano turisti, veramente io posso dire che ogni volta che vado lì e vado all'Hotel Corio, dove c'è stato anche TV6, è stato presente lì col direttore Giovannosa, abbiamo trovato delegazione di americani di San Francisco. E dico, oh, ma gli americani vengono pure qui in vacanza, vuol dire che è una parte positiva, perché noi siamo, diciamo, a favore degli americani che si incontrano e che dialogano con la Corea del Nord e con il loro leader che è il maresciallo. La notizia che balza subito agli occhi è che una potenza economica come il Giappone ritenga la Corea del Nord un interesse di carattere economico e dunque degna di essere analizzata. E dall'altra il fatto che l'Italia, con più delegazioni, sia stata una delle poche nazioni ad ottenere l'accesso nella terra che risulta essere ricca di limiti, divieti e difficilmente accessibile. Sono un rappresentante del governo giapponese e ritengo il senatore Razzi una figura chiave all'interno delle relazioni bilaterali tra Corea del Nord e Italia. Il Giappone è un vicino della Nord Corea, ma dato che non ci sono, diciamo, relazioni diplomatiche bilaterali, il governo giapponese vuole avere maggiori informazioni riguardo, diciamo, lo stato della Nord Corea e cosa vuole fare nell'ambito delle relazioni internazionali. Secondo il rappresentante del governo giapponese, l'Italia ricopre un ruolo di tutto rispetto nella scala delle economie europee e forse l'abilità di allacciare relazioni con governi esteri gioca un ruolo importante. Ma significa molto, cioè io sono orgoglioso di fare questo e che sia un abruzzese a fare questo, mi sembra una cosa bellissima, è un sogno. Se si riesce veramente a riappacificare le due Coree e se si riesce almeno a dialogare e ricominciare a sedersi al tavolo di trattativa, io penso che questo è il massimo che si potrebbe ottenere. Io a ottobre vado un'altra volta, che c'è la festa nazionale dei 70 anni del Partito dei Lavoratori, che già mi è arrivato l'invito, e io spero che questo ci aiuti ancora di più. Ieri sera a Pescara la notte bianca dello shopping, ed è un resoconto molto positivo quello di questa iniziativa, resoconto del primo cittadino di Pescara, Marco Alessandrini, che celebra i risultati di una amministrazione low cost. La notte dello shopping ha registrato un grande successo, arriva dopo la notte bianca, cosa importante quest'estate. Pescara ha offerto tanti spettacoli, altri sono in corso proprio in questo momento. Com'è stato possibile a livello economico? Ma è stato possibile facendo camminare la fantasia e il cervello, e cioè noi abbiamo svolto queste iniziative a costi estremamente contenuti. La notte bianca, per intenderci, del Mediterraneo è costata da 20.000 euro e ci sono state decine di forme di intrattenimento musicale. Altrove si mette a disposizione la logistica, che significano strade, piazze, uomini per regolamentare l'afflusso di decine di migliaia davvero di persone che hanno affollato la nostra Pescara in questo, insomma, inizio d'estate, che mi sembra sia positivo, un po' per il movimento che cresce, naturalmente per i riflessi anche sul settore economici della nostra città, perché tanta gente significa negozi pieni, ristoranti pieni, bar pieni, eccetera. Significa probabilmente anche valorizzare una natura naturalmente attrattiva di Pescara, che è un luogo in cui chi passa si trova sempre bene, quindi sta a noi farla conoscere sempre di più, visto che le potenzialità sono evidentemente tante. In qualche caso sono entrati anche in ballo i commercianti, perché hanno voluto partecipare alle spese per offrire più spettacolo. Ecco, questo che segnale è? Ma è un segnale che in tempi di difficoltà le istituzioni tutte, a vario titolo, devono fare massa critica, ed è una formula, diciamo, senz'altro molto apprezzata, intelligente, se vogliamo, al passo con i tempi. E cioè, se diciamo, il pubblico non è più in grado di
diciamo, foraggiare spettacoli, però può favorire la messa in rete di singole iniziative che diventano così di via e di quartiere. È esattamente lo stesso modello per cui abbiamo chiesto, sembra una rivoluzione ai diciamo a taluni proprietari di stabilimenti balneari, per esempio, di prendersi cura del verde lì davanti, visto che c'è un problema di pompe di irrigazione rotte. L'idea sostanzialmente è di considerare la comunità, la cosa pubblica, come una cosa che appunto ci appartiene a tutti e di cui prendersi cura. E ascoltiamo anche la voce, la soddisfazione della Confesercenti attraverso le parole del direttore provinciale Gianni Taucci. Gianni Taucci, si è conclusa da poche ore la notte bianca dello shopping a Pescara, un grande successo come per la notte bianca. Sì, un grandissimo successo, abbiamo riconfermato, se non superato, i numeri dell'anno scorso come presenze, abbiamo sicuramente superato il numero di eventi e di microattività svolte lungo tutto il percorso. Una zona che si è allargata, che ha dato motivo alla gente di vedere di tutto, dai concerti, artisti di strada, laboratori, sfilate. Ma soprattutto ha dato l'opportunità di fare shopping, entrare in quei negozi che hanno aderito e che con il sorriso già da ieri pomeriggio hanno iniziato la loro attività. Incassi che abbiamo visto che sono stati interessanti e che hanno dato comunque quell'opportunità in più al commerciante. Confesercenti l'obiettivo l'ha raggiunto anche quest'anno, e anche perché fare rete con più di 200 operatori non è cosa da poco, e siamo felici che i 200 operatori credano ancora in noi e sposino perfettamente il nostro progetto. Ci siamo anche in periodo di saldi, come stanno andando le cose a Pescara e provincia? Ma questo era proprio l'ultimo momento in cui potevamo far utilizzare correttamente l'opportunità ai consumatori di acquistare il saldo, perché oramai il saldo si è ridotto molto nel tempo, non più ha una validità di 2 mesi, ma realmente si ferma dopo 1 mese. Questo era l'ultimo giorno, l'ultima occasione per poter fare degli ottimi affari. Naturalmente continuerà, però ecco, sta andando bene, e l'interesse era quello di far acquistare ancora prima del termine del periodo dei saldi. Dopo le proteste dei residenti del quartiere di Valle Petrara all'Aquila, in cui le case popolari sono ancora distrutte, l'assessore alla ricostruzione del comune risponde alle accuse di lentezza, appunto, nel procedimento di ricostruzione. Il progetto c'era, ma gli abitanti non l'hanno voluto. Si difende così l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila, Piero Di Stefano, rispondendo agli abitanti delle palazzine Ater di Valle Pretara che avevano protestato proprio ai nostri microfoni. Io voglio anche ricordare che per Valle Pretara noi proponemmo un bellissimo progetto di recupero supportato dall'Università di Valencia con due bravissimi professionisti aquilani, e che comunque dopo tante e tante e tante, tante riunioni i cittadini non vollero, quindi sono rientrati nella procedura ordinaria. Secondo me è stato un grande errore quello di opporsi in quel modo feroce. Poi insomma l'amministrazione pubblica tiene conto di quello che dicono i cittadini, non è che, e a volte però le visioni sono sbagliate. Era la stessa visione che ci ha portato a fare il progetto unitario di via 20 settembre, un bellissimo progetto, sono arrivato a finanziamento perché abbiamo messo in piedi le procedure per arrivarci. I residenti del quartiere aquilano, rimasto al 6 aprile del 2009, protestano per la lentezza della ricostruzione, quando da sotto la cinta muraria vedono palazzi nobiliari tornati all'antico splendore. I palazzi nobiliari sono i palazzi vincolati, quando un palazzo è vincolato c'è un interesse dello Stato. Le mura cittadine sono un bene pubblico, un bene storico pubblico, è un tratto identitario di questa città. Cominciamo a dire che ciò che è pubblico, ciò che è collettivo, sicuramente viene di ciò che è prima di quello che è privato. SEL ha presentato un disegno di legge per promuovere e valorizzare l'esperienza del servizio civile e renderla anche un'esperienza lavorativa per tanti giovani. Favorire la formazione professionale, contrastare le diverse forme di emarginazione, educare i valori della pace e della solidarietà. Con questi presupposti nasce il disegno di legge sul servizio civile della Regione Abruzzo. Un modo per rispondere al tema della occupabilità giovanile, creando quantomeno delle opportunità di impegno, se non di impiego,
ma che comunque possono avere anche un valore formativo in funzione di altre direzioni che poi prenderà la vita di ogni giovane che sarà impegnato in questo, su questo settore. Un'opportunità per coinvolgere tantissimi giovani in un'attività socialmente utile e dall'altra per far intraprendere loro un percorso lavorativo retribuito, così da introdurli nel complicato mercato del lavoro, senza contare il grande sostegno per i servizi che la Regione Abruzzo potrebbe profondere nel territorio che ad oggi non riesce a soddisfare per numero e costi. Chiaramente noi ci rivolgiamo in primo luogo alle deleghe che sono un po' di nostra aspettanza, come quella dell'ambiente, quella dell'ecologia, quella della tutela delle acque, del ciclo idrico integrato, del territorio, ma è chiaro che alcuni segmenti di interesse della comunità abruzzese, come per esempio possono essere quelle del sociale, terzo settore o quelle della cultura, credo che guardino con attenzione a questa iniziativa che noi stiamo mettendo in campo. Un'altra proposta è quella del consigliere regionale Leandro Bracco per l'istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'Abruzzo risulta una delle due regioni italiane nella quale si è verificato un vuoto normativo. Un primato nazionale, o meglio, un vuoto normativo. L'Abruzzo risulta, insieme alla Valle d'Aosta, una regione priva dell'istituto del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Si tratta di quella figura deputata a vigilare e promuovere i diritti e gli interessi dei minori. Il consigliere regionale, Leandro Bracco, presenta una proposta di legge per riempire il vuoto normativo. Il garante ha un ruolo estremamente delicato e altamente complesso, perché andrebbe ad occuparsi di una miriade di sfaccettature che riguardano i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La cosa che mi preme sottolineare è che questo incarico, che partirebbe dal 2016, non coinciderebbe con la durata della legislatura, nel senso di per fare in modo che venga limitato al massimo il possibile condizionamento politico. Questo progetto di legge poi parla anche tratta in maniera approfondita il discorso dei social network, perché sappiamo bene che a livello di Facebook e anche di altri social network il pericolo della pedofilia e della pedopornografia è purtroppo notevolissimo, e quindi tra le altre cose questo garante andrebbe a occuparsi anche di questa tematica che, ripeto, è altamente delicata. L'istituzione dei garanti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è collegata agli obblighi derivanti dall'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e dai successivi commenti generali sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia. Lo Stato italiano ha adempiuto a tali indicazioni solo nel 2011 con l'istituzione dell'autorità garante per l'infanzia. Anzi, l'adolescenza. Da 3 anni a questa parte la Regione Abruzzo non ha rispettato questa sentenza del Consiglio di Stato, e dunque arriva per questo motivo la mia proposta di legge, il mio progetto di legge, appunto, per colmare questo vuoto normativo. Mi auguro che, considerato appunto la delicatezza della tematica affrontata, possa andare in commissione già a settembre e approdare in Consiglio prima che l'anno termini. Torniamo all'Aquila. Dopo i lavori di adeguamento migliorano le condizioni di vendita degli ambulanti di Piazza d'Armi. Alle mie spalle l'ex mercato di Piazza Duomo. Siamo venuti a sentire le opinioni di cittadini e commercianti dopo la sistemazione della piazza. Da quando è aperta la strada un piccolo miglioramento c'è stato, insomma, con le macchine possono venire di più, possono rientrare al mercato. Cioè, un piccolo miglioramento sì c'è stato. In questo momento di luglio c'è un momento di calo di vendite, perché l'Aquila, si sa, a luglio si va al mare, però è molto più comodo, molto più fruibile. Come vanno gli affari con questa nuova sistemazione della piazza? Gli affari vanno molto a rilento, diciamo che è anche un periodo di vacanze per la gente, però è un luogo dove la clientela deve venire apposta qua, perché nelle vicinanze non abbiamo dei servizi che possano portare gente al mercato, diciamo. Vengo volentieri, anche perché trovo i prodotti
prodotti che voglio, le contadine che mi soddisfano nelle mie necessità e quindi mi trovo molto bene. Trova difficile raggiungerlo il mercato? No, io sono dell'Aquila, quindi poi sto pure al paese, adesso sto in vacanze al paese, ma capito sempre all'Aquila, quindi sono di passaggio, mi fa pure comodo, diciamo. Un vecchio amico di Piazza Duomo, come ti trovi adesso in questa nuova sistemazione? Questa cosa non è uguale, Piazza Duomo era diverso, era il cuore della città, ci stava più afflusso di gente, qua la gente ci deve venire apposta e non è la stessa cosa. Ma sei riuscito a mantenere i vecchi clienti? No, addirittura non vedo più persone da prima del terremoto, pensa. Capito? L'ho perso proprio di vista, non lo so, non credo che, mi auguro che non sia successo qualcosa, però non li vedo perché l'Aquila ormai non esiste più, sta distribuita troppo, quindi non si riesce, raramente, quando vedo qualcuno dice ci vediamo prima del terremoto, pensa un po', prima del terremoto. L'estate è anche il momento del turismo religioso e dei pellegrinaggi, particolare quello partito pochi giorni fa da Giulianova e che arriverà al santuario di San Gabriele. Non è famoso come il cammino di Santiago de Compostela, però questo cammino tutto abruzzese di fede e di speranza ha già tanti proseliti. Sì, decisamente sì, ed è partito bene con tante persone del luogo, anche se la nostra aspirazione in realtà è quella di attirare pellegrini da tutta Europa, perché il fenomeno dei pellegrinaggi è un fenomeno che va a toccare particolarmente il nord Europa, famosissimo infatti Santiago de Compostela. Noi siamo piccoli, ma abbiamo la possibilità, abbiamo le risorse religiose, le risorse territoriali per potersi inserire bene. Partiti da Giulianova, arriverete al santuario di San Gabriele dell'Addolorata di Isola del Gran Sasso in quanti giorni? 4 giorni e 1 notte. A Giulianova viene dato dal rettore della confraternita di Santiago di Compostela quello che è lo status di pellegrino, perché non dimentichiamoci anche l'aspetto religioso della questione, e i frati passionisti alla fine daranno, riconosciuto dalla Santa Sede, il diploma di avvenuto pellegrinaggio, perché per essere pellegrinaggio deve passare i 100 chilometri, per cui ci siamo direttamente. Un percorso di fede ma anche di preghiera soprattutto. Percorso di fede, di preghiera, di respiro del territorio, di modo di avvicinarsi al territorio che ne consenta di respirare la profonda essenza ancestrale, quasi che si potesse interiorizzare quel caleidoscopio di sensazioni che la nostra magnifica terra è in grado di dare, e ognuna di esse è un tesoro rispetto a quello che noi possiamo pensare per i pellegrini. Oltre al santuario della Madonna dello Splendore e del santuario di San Gabriele, quali altre chiese verranno toccate? Allora, la Santa Maria Vico, che è la più antica chiesa d'Abruzzo, importantissima, il santuario della Santa Maria dei Lumi a Civitella, con le varie chiese di Civitella, il Duomo di Campli con la Scala Santa di Campli, chiaramente la Cattedrale di Teramo, per arrivare infine a quello che è San Gabriele, il santuario abruzzese per eccellenza, che è San Gabriele. La pagina dello sport, terminato il ritiro di Cingoli, il Pescara si appresta domani a ricevere all'Adriatico, nel battesimo dinanzi ai suoi tifosi, il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Intanto tegola per il difensore Uroš Ćosić, che dopo l'infortunio occorso nella gara con la Maceratese dovrà operarsi per una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Noi andiamo ad ascoltare ora l'attaccante Gianluca Caprari e il centrocampista a scuola Genoa, giovanissimo, 18enne, Rolando Mandragora. Ho iniziato il settore giovanile a Genoa, ho fatto 4 anni a partire dai giovanissimi nazionali, poi dopo sono arrivato in prima squadra dove sono cresciuto molto, tutti i compagni, il mister mi hanno accolto bene, mi hanno aiutato, ho avuto anche la fortuna di conoscere mister Oddo, che aveva gli allievi regionali mentre io facevo gli allievi nazionali, e quando ho ricevuto la sua chiamata non ci ho pensato 2 volte, ho deciso di venire qui a Pescara. Secondo il mio punto di vista riesco a interpretare meglio il ruolo da metodista, diciamo. Poi nell'evenienza posso anche fare la mezzala di sinistra o di destra, indifferente. C'è concorrenza, ma poi alla fine decide il mister, ci alleniamo tutti bene, il gruppo è coeso e chi merita gioca. Mi sono sempre ispirato a Thiago Motta, è il giocatore che più mi piace e tra virgolette mi assomiglia, diciamo.
Secondo me, come ha detto il mister, possiamo essere quasi sicuramente tra le prime 8 e giocarci i playoff. Poi la squadra è giovane, stiamo cercando di essere più coesi possibile, poi vediamo l'andazzo. Vivo questa esperienza con entusiasmo, sono felice di essere qui a Pescara, è una piazza che ha sempre fatto bene, che punta alla Serie A, quindi sono felice di essere qui a Pescara. Ah, è un gruppo giovane, ho detto, che ha molto voglia di fare perché tutti vogliono emergere. Sicuramente penso l'anno più importante, devo cercare di fare il massimo e iniziare a dimostrare quello che ancora non avevo fatto. Ho scelto 17 perché voglio andare contro la scaramanzia, per questo. No, ho iniziato bene come ogni anno facevo, poi sono stato sempre infortuni, speriamo che quest'anno vada tutto bene. Adesso sono nel Pescara, quindi penso al Pescara, Roma è un passato, comunque lo porto sempre con felicità perché sono stati 10 anni importanti per me, mi hanno fatto crescere. Adesso sono un giocatore del Pescara e voglio dimostrare il mio valore qua. E ora parliamo di Virtus Lanciano, che domani sera sarà in campo per il trofeo Guglielmo Maio allo stadio Biondi. Arriva l'Avellino, intanto il difensore Magnus Trost saluta e va al Novara. In arrivo ci sono il portiere Cragno e il centrocampista Crecco. Tra mercato e calcio giocato, in casa della Virtus Lanciano si lavora sul doppio binario all'inizio di un mese di agosto che si preannuncia davvero interessante. Domani sera alle 20:30 ci sarà però l'attesa sfida con l'Avellino nell'ambito del trofeo Guglielmo Maio. Si tratta di un test più che probante per i rossoneri di Roberto D'Aversa, che avranno di fronte un avversario di pari categoria. Per l'occasione i tifosi rossoneri potranno vedere all'opera vecchi e nuovi giocatori prima dell'impegno di Coppa Italia del 9 agosto, in cui saranno in palio i primi punti della stagione. Sul fronte mercato si lavora per completare la rosa. La partenza di Magnus Trost, passato al Novara, costringerà la società a reperire un difensore centrale di peso che possa compensare l'addio del danese. Non è da escludere anche il ritorno di Stefano Ferrario, che si sta allenando con una formazione dilettantistica. Il direttore sportivo Luca Leone intanto stringe per il portiere Cragno dal Cagliari e Luca Crecco, centrocampista di proprietà della Lazio ma lo scorso anno a Terni. Nelle ultime ore puntata anche la voce che vorrebbe la società rossonera interessata ad Antonio Rozzi, 21enne attaccante che lo scorso anno ha giocato con Bari e Virtus Entella, collezionando 15 presenze. Arriva il momento anche delle prime gare ufficiali e il battesimo toccherà all'Aquila, che farà il suo debutto in Team Cup domani sera al Fattori alle 20:30 contro l'Arezzo. La tempesta ancora non passa, questo sul fronte delle inchieste, dell'inchiesta in particolare Dirty Soccer, ma in casa rossoblu c'è fiducia per il campionato. Domenica sarà la prima partita, lì collaudoremo il gruppo, anche se la prima partita si sa, insomma, non è che abbia un senso tecnico, però è, diciamo che è il banco di prova per capire se anche quest'anno abbiamo fatto un ottimo gruppo e se come si vedrà il campionato. Da domenica capiremo, comunque consideriamo che c'è ancora un mese di mercato e noi siamo pronti sempre a fare quel piccolo sacrificio per aumentare il nostro target. La Team Cup giustamente non è l'obiettivo dell'Aquila, quindi è solo un banco di prova per vedere cosa manca e che cosa bisogna fare. Senza dubbio, domani e domenica testeremo la squadra e vedremo se che cosa saremo capaci di fare quest'anno. I ragazzi sono in forma e io confido nel tecnico, che mi sono piaciute tantissimo le parole che ha detto nel ritiro di quando sono andato io l'altro ieri, dicendo che lui è veramente soddisfatto di questi ragazzi, è soddisfatto del gruppo e vede pochissime carenze nel gruppo, quindi questo domenica ci darà modo di capire quali possono essere le carenze e quindi cambiare qualche cosina in corso d'opera è fattibilissimo. Finisce qui la prima edizione del TG6, la seconda ovviamente alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.